Eccoci qua, direi che dobbiamo solo provare i microfoni, se le camere sono a posto. Proviamo i microfoni. Microfono, io mi metto anche le cuffie. Vanno bene così i microfoni, Riccardo? Perfetto. Mi fa una prova, professore? Prova, 1, 2, 3, prova. Eccoci, siamo pronti per una nuova puntata del nostro podcast. Questa volta il tema è... Oggi parliamo dello sport più amato dagli italiani. Parliamo del calcio. Buongiorno professor Barbero. Buonasera professor Barbero. Io sono curioso, insomma, volevo chiederle, visto che si è occupato. Buongiorno professore. Sono molto interessata al tema delle fake. Ma esisteva qualcosa di simile a sexting o alle app di dating nell'antichità? Buongiorno professore. Sono Roberto, un insegnante di scuola. Benvenuti al nostro podcast in cui, oltre a fare altre cose, cerchiamo anche di rispondere alle tantissime domande che ci mandate con l'imprescindibile collaborazione di Davide Savelli, il quale ha organizzato questa puntata intorno a quale argomento? Oggi parliamo dello sport più amato dagli italiani. Parliamo del calcio e leggo subito la prima domanda. Buongiorno, Domenico da Cassino ci scrive: buongiorno, sono appassionato di storia di calcio e soprattutto di storia del calcio. Sarei curioso di sapere dal professor Barbero la sua opinione sulle sue origini, dal momento che gli inglesi se ne assegnano l'invenzione. Sono fortemente curioso di sapere appunto l'illustre opinione del professore. Ma come dire, qui la faccenda è complicata dal fatto che se uno va a vedere ci sono quelli che dicono: ah no, ma già gli antichi romani avevano dei giochi con la palla, per carità, le terme di Caracalla, appunto. Poi c'è tutta la faccenda del calcio fiorentino, che naturalmente effettivamente si giocava nella Firenze del Rinascimento e che, come dire, a un certo punto in epoche di nazionalismo spinto e governi di destra in Italia, quindi epoche diversissime da quella attuale, il nazionalismo italiano si è anche a un certo punto inorgoglito di questo fatto che il calcio l'avevano inventato i nostri, insomma, mica gli inglesi della perfida Albione. Sai che in epoca fascista viene girato, già durante la guerra, anzi credo, viene girato questo film Il re d'Inghilterra non paga, sul tema del fallimento delle banche fiorentine per via dei debiti contratti dal re d'Inghilterra, che poi appunto non paga, e in questo film si vedono gli inviati inglesi che vanno a Firenze nel 300 e vedono la gente che gioca al calcio e dicono: ah, è interessante questa cosa, si potrebbe... Quindi appunto c'è stato un momento in cui rivendicare per l'Italia la paternità del gioco del calcio era questione di onore nazionale. In realtà secondo me il punto è un altro, cioè bisogna capire cosa vogliamo dire dicendo chi ha inventato cosa. Per farmi capire, è un po' come la scoperta dell'America, no? La scoperta dell'America, tutti dicono: ah sì, va bene, Colombo, ma l'avevano già scoperta i vichinghi. Vabbè, ma allora quella stregua, quelli che hanno scoperto l'America sono i primi uomini che dall'Asia hanno attraversato lo stretto di Bering e sono venuti giù, cioè gli antenati di quelli che noi chiamiamo i nativi americani, certo. E anche i vichinghi ci sono stati, certo, sono stati ritrovati i resti di una base vichinga in Canada, certamente. Ma non è quello la scoperta dell'America, questo è il punto. La scoperta dell'America è quando tutto il mondo è stato informato del fatto che c'era un nuovo continente e tutte le carte geografiche sono state ridisegnate, e quello è successo con Colombo e con Vespucci, non è successo prima, no, quella è la scoperta dell'America. E il problema dell'invenzione del calcio è quello, cioè un marziano che arrivi oggi sulla Terra, cosa vede? Vede che c'è un gioco che è quello più amato in quasi tutto il mondo, tranne qualche paese ancora medievale come gli Stati Uniti, dove il calcio non ha attecchito, ma per il resto c'è questo gioco che piace in tutto il mondo. Si gioca 11 contro 11, partite di 90 minuti, la palla si calcia con i piedi, le regole sono uguali in tutto il mondo, no? Ecco, ci sono le squadre in tutto il mondo, con i loro tifosi, con i loro colori, è un sistema. Quando è nato questo sistema? C'era al tempo degli antichi romani? No, non c'era. C'era al tempo di Lorenzo il Magnifico? No, non c'era. Quando nasce? Nasce nell'Ottocento. Nasce nell'Ottocento e lo creano gli inglesi, effettivamente.
creano gli inglesi, lo creano le public school inglesi, dove si gioca, giocano come dei disperati, e giocano a cricket naturalmente, ma poi giocano altri giochi con la palla. E lì, come dire, la Vulgata dice le due grandi scuole pubbliche, le due più importanti, più famose, sono Eton e Rugby, naturalmente. E lì dice, a Rugby giocavano a palla tenendola con le mani, e a Eton invece giocavano soltanto con i piedi. E da lì nascono il rugby e il football, ovviamente. E dopodiché tutto il meccanismo, le squadre, coi loro nomi, coi loro colori e così via, nasce a seguito, a rimorchio di questo, in Inghilterra. E sono gli inglesi che inventano anche il campionato del mondo di calcio, il primo campionato del mondo, diciamo, ma sì, perché giocavano solo loro in quel momento, 1883. Quattro squadre, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. Comunque è il primo torneo di calcio internazionale del mondo. E poi ovviamente il gioco si diffonde nel corso dei primi anni del Novecento. La FIFA nasce, mi pare, nel 1904. E a quel punto il bello è che gli inglesi non vogliono partecipare, perché dicono il gioco è nostro. Voi fate quel che volete. La palla è mia. Esatto. Poi invece no, alla FIFA hanno capito subito che si sono sbagliati, si iscrivono, però come qualcuno ancora ricorderà, fino al 1950 l'Inghilterra non partecipa ai campionati del mondo. Quelli che abbiamo vinto noi negli anni 30, no? Ecco, gli inglesi non partecipavano, dicendo, la versione ufficiale era, tanto se veniamo noi vi stracciamo, e quindi è completamente inutile che veniamo, fate pure il vostro campionatuccio del mondo. Si è visto quanti ne hanno vinti. Poi quando sono venuti si è visto, esattamente. E a proposito di prima squadra o presunta tale della storia del calcio inglese, quella di Nottingham, andiamo un po' a ricostruirla questa storia. Good morning, Nick. Good nice morning. To meet you, Davide. Hello. Hi, Michael. Hello. Nice to meet you. So, is it correct, Nick, that the Notts County can be defined the oldest professional football team in history? Well, we would obviously say so, and I think we're right, because we were here before anybody else. There's some dispute as to whether we were formed in 1862 or 1864, but there is fairly strong evidence 1862. Having said that, we weren't the first football team in England. That went to Sheffield, who were formed in 1857. But they never actually played in the Football League, so they don't really count. We played friendly games for the first 20 years or so of our existence because there was no proper league structure. The cup started in 1871, which we didn't enter until 1878. We did get to a couple of semi-finals, a final, before we actually won the cup in 1893-94. And basically the best we've done in the first division of the Football League, we were third, we've been finished third for twice, 1890-91 and 1900-1901. That's the highest position we've ever finished. Now you are in the fourth division. Yeah, well, third division, because it's Premiership, Championship 1 and 2 now, so we're in the second division. Which yeah. is the last professional league. Yes, yeah. But during the worst times, you were... In the fifth division. At one time, there was a sign up on the top of that stand, and it said, the world's oldest professional club. But when we got relegated, they had to take the sign down. Ah, you had to take the sign down. Well, we weren't in the league anymore, so the sign came down. Come ogni squadra di calcio che si rispetti, specialmente in Inghilterra, anche il Notts County ha un soprannome, un nickname. Il loro è questo qui, Magpies, gazze. Visti i colori delle gazze, bianco e neri, non c'è da stupirsi che la maglia del Notts County sia una maglia a strisce bianco e nere, proprio come quella di una squadra italiana. Sì, esattamente, sto parlando proprio di lei, la Juventus.
So, Andy, can you tell me the story of the relations between Notts County and Juventus? This is down to a guy who lived in Nottingham. His name is Tom Savage. So Tom was living in Nottingham in the Lace Market area. He actually worked with a guy called Herbert Kilpin, who founded AC Milan, and they both travelled over to Turin together to work in the industry. And it was a Swiss man that owned the company. I think his real aim was to get these two players to play for his new team, Internazionale Torino, back in 1890. So they went over there, they both played in the same team. Herbert did his own thing, he went to live in Milan and founded another club, AC Milan. Tom stayed in Torino and ended up playing for a brand new football club in 1897 called Juventus. And everybody knows that Juventus, they wore pink shirts, but the dye, the colour wasn't very strong. Every time they washed the shirts, it faded. So after two or three seasons, it was decided they wanted to have some proper made football shirts. And they looked around the people in the club, and Tom, coming from England, was asked if he knew of anywhere we'd get some football shirts from. And I would say probably less than a kilometre from here is the site where the shirts were sent from. And they were sent over to Turin, and they wore the black and white striped shirts. Thank you very much, Andy. Come on, you pies! Come on, you pies! Rimaniamo su questioni italiane di storia del calcio con una domanda, una videodomanda di una squadra di calcio femminile, il Vaia FC. Gliela faccio ascoltare e vedere. Buonasera professore, vorremmo sapere come mai in tutto il mondo si parla di football e solo in Italia si chiama calcio. E qual è stata la prima partita giocata in Italia? Allora, certo, è vero, noi diciamo calcio, tutti gli altri dicono football, sì. Beh, però gli spagnoli, i sudamericani lo scrivono anche a modo loro, lo scrivono come si dice, quindi... Però è vero, noi abbiamo inventato invece la parola calcio. È incredibile, per noi è così naturale che non ti rendi conto che è una parola che usiamo soltanto noi, è vero. Dopodiché in realtà c'è un signore misconosciuto che ha il merito di aver inventato questa parola importantissima della lingua italiana. Ed è un signore che si chiamava Luigi Bosisio, nato a metà dell'Ottocento, negli anni 69 mi pare, insomma, già suddito italiano, diciamo comunque, quando è nato, ed è vissuto fino tipo al 1950. E era un signore, credo uno di quelli con barba, baffi, proprio fine Ottocento, no? Che ha fatto il calciatore. Era il calciatore nell'antenato del Milan, che si chiamava il Mediolanum, che era una società di ginnastica, che poi ha deciso di creare una sezione calcio, anzi football, pardon, ha creato una sezione football, e poi quelli del football e quelli della ginnastica hanno litigato, e dalla scissione è nato il Milan, che ovviamente si chiama così perché il Milan, cioè erano mezzi, quasi tutti erano inglesi in realtà, quelli che ci giocavano anche in Italia, per quello, come sapete, che si chiama Milan, Genoa, no, la squadra col nome inglese. E comunque il signor Bosisio, che diventa poi un dirigente del Milan, a un certo punto propone proprio in un articolo di giornale sulla Gazzetta dello Sport, che esisteva già all'inizio del Novecento, anche lì queste continuità della storia d'Italia. Esisteva già la Gazzetta dello Sport, e il bravo Bosisio pubblica un articolo dicendo: ma perché usiamo questa parola straniera? Dice: ma perché sono tutti inglesi quelli che giocano? Vabbè, però si vede che già prima del fascismo in Italia c'era un po' di volontà di, no, combattere le parole straniere, e quindi il Bosisio ha questa invenzione che è fortunata effettivamente. La parola calcio è una parola fantastica, e quindi attecchisce. Poi le nostre calciatrici volevano sapere qual è la prima partita. Allora, anche lì naturalmente, lo so che è una seccatura, quando ti fanno una domanda e tu cominci dicendo: ma momento però, definiamo bene cosa... Beh, però bisogna far così in realtà. Cioè, la prima partita di calcio non lo sappiamo, saranno stati quattro gatti di scaricatori di Porto contro quattro marinai inglesi a Genova probabilmente. Però se uno si informa, in realtà nelle storie del calcio ufficialmente te lo dicono. C'è stata una partita di calcio tra il Genoa,
che già esisteva, e una squadra di Torino che rappresentava in generale i giocatori di calcio della città di Torino, e siamo nel 1898. Dopodiché, appunto, questa è la prima partita conosciuta con sicurezza fra due squadre di due città diverse, no? Ecco, non è quindi la prima partita di calcio giocata in Italia, perché il punto è che le società, mi sembra di aver capito, cioè i membri di una società giocavano fra loro. La società si fa per quello, no? Per giocare, e quindi giocavano fra loro. Così come oggi i membri di un club di Risico giocano, si vanno lì e giocano fra loro, naturalmente, no? Dopodiché scava, perché su queste cose si fa sempre una ricerca con un'acribia filologica straordinaria, no? Quindi sono venute fuori alcune partite. Il solito Genoa, già nel 1894, aveva giocato ad Alessandria. Siamo sempre nel nord-ovest, comunque, nasce lì, quello non c'è dubbio. Genoa aveva già giocato ad Alessandria una partita contro una squadra locale, insomma ce ne sono diverse. Dopodiché, appunto, 1898 è molto tardi, no? È fuorviante dire quella è la prima partita di calcio giocata in Italia, perché in realtà il calcio in Italia arriva alla fine degli anni 70 dell'Ottocento. Arriva dall'Inghilterra, anche lì c'è un eroe, è un signore di Torino che si chiama Bosio, Edoardo Bosio, che è un rappresentante commerciale del tessile. In quel momento l'industria tessile inglese domina il mondo. Il Bosio commercia con Nottingham, tanto per cambiare, siamo sempre in tema, e quando torna in Italia, quando torna a Torino, si porta un pallone da calcio e il ricordo di questo gioco divertentissimo. E quindi lo fa attecchire a Torino. Effettivamente a Genova sono i marinai inglesi che arrivano in porto, e a Torino sono appunto questi commercianti che commerciano con l'Inghilterra. Dopodiché a Torino la cosa attira subito l'aristocrazia cittadina, per cui nasce la Nobili Torino, soltanto nobili che giocano al calcio, e poi si fondono varie squadre. Insomma, già molto prima del 1898 di squadre di calcio ce ne sono tante, però l'unico di questi club creati allora che esiste ancora è il Genoa. Quindi fra le società di calcio esistenti in Italia, il Genoa è assolutamente la più antica. Ultima cosa da dire: quando si dice la prima partita è quella lì famosa del 1898, in realtà io credo che il vero motivo per cui ci si è fissati su quella partita lì è che è la prima partita di cui sappiamo che ci sono spettatori paganti. 154 spettatori paganti. E quella evidentemente è l'essenza. Hanno inventato il calcio come lo conosciamo anche noi oggi. C'è una domanda di Francesco da Molfetta che è davvero curiosa. E gliela leggo. Gentile professore, leggo spesso di arditi confronti tra giocatori di calcio di epoche diverse, atti a stabilire chi sia stato veramente il più grande giocatore di tutti i tempi. Vorrei chiedere a un grande storico come lei che ne pensa di questi confronti che, ai miei occhi, appaiono impossibili. Cordialmente, Francesco. Innanzitutto mi dica chi è, secondo lei, il giocatore. Per me è Maradona. Te, per me è Maradona, poi. Già, certo, io che sono un po' più vecchio, Pelé, naturalmente, ma quello dipende da quello che ti dicono da bambino. Beh, ma anche perché Maradona, io l'ho visto giocare. Lei, io ho visto giocare Pelé. Con sommo rispetto per la sua anagrafe. Io ho visto giocare Pelé, purtroppo l'ho visto nella finale del 70, quando il Brasile ci ha stracciati, quindi ho conservato un sano rispetto, effettivamente. Poi lui è il primo calciatore di cui si è celebrato a un certo punto il millesimo gol in una partita ufficiale, cioè. Dopodiché, in realtà, diciamo così, è sempre difficile fare confronti. È bruttissimo dire che se la grande Ungheria degli anni 50 scendesse in campo oggi, probabilmente verrebbe sbaragliata da qualunque squadra un po' decente. Magari poi no, però uno tende a pensare di sì. Quindi i confronti non si possono fare. Secondo me non tanto per il fatto che, per carità, cambiano i modi di giocare, certo, cambiano i ruoli, le strategie. Quando io ero bambino ancora si discuteva del sistema, del metodo. Io ho ancora visto squadre in cui i calciatori si chiamavano il centro mediano, no? Ecco, poi quando il centro mediano è diventato lo stopper, è stata una grande innovazione. Ora questa roba qua è archeologia, naturalmente, no?
Però devo... poi sono diverse naturalmente anche le attrezzature, certo, le scarpe, tutto quello conta credo parecchio, ma io credo che la cosa che conta più di tutte è la preparazione atletica. Cioè i calciatori di oggi hanno dietro una medicina e una tecnologia che li trasforma in macchine da guerra come i calciatori di una volta non erano, ecco. Lasciamo stare i tempi quando Frossi giocava con gli occhiali, anche lui, era solo lui che giocava con gli occhiali, quindi non, anche allora capivano che non era tanto una cosa normale. Però secondo me è su quel piano lì che i grandi di una volta verrebbero surclassati. Se si potesse mai giocare evitando lo scontro fisico, io credo che l'Ungheria di Puskas o il Grande Torino probabilmente anche oggi batterebbero tante squadre che vanno per la maggiore, ma sul piano del confronto fisico non ci sarebbe storia. Anche se poi però sul piano del confronto fisico ci sono alcuni grandissimi giocatori anche contemporanei che non sono proprio delle, come dire, delle, dei mostri di fisicità, no? Perché il loro talento è tale che sopperisce. Sì, però l'intera squadra non si può reggere su quei talenti che non sono in grado di affrontare lo scontro fisico. Già quando ero bambino io, Rivera, che era un grandissimo calciatore, però veniva criticato perché non accettava lo scontro, era un po' pauroso, l'abatino lo chiamavano, no? E la squadra non si fida di uno che non affronta lo scontro. Io comunque penso che la tecnologia abbia un certo impatto e a tal proposito mi è venuto in mente di provare a fare questo esperimento. Prendiamo scarpette e pallone da calcio degli anni 20-30 e proviamo a vedere come tirano rigori e punizioni dei calciatori di oggi, ad esempio quelli del Torino di oggi che... A me va bene, detto che sono un tifoso del Torino, ma si trovano scarpette, si rifanno uguali? Come funziona la cosa? Proviamo, vediamo. Fai vedere le mani. Questi negli anni 30. Soltanto nuvole, attimi, soltanto attimi, ma corrono, non ti accorgi che passano. Vabbè, un po' di differenza si è notata, magari. Sì. Voglio dire, magari uno si aspettava di più, però. No, vabbè, gli esperimenti sono sempre probanti quando si possono fare. Il guaio nel mio mestiere, lo storico, è che di solito non li puoi fare gli esperimenti. No, le cose sono successe. Però, fine. Per esempio, non so, costruire una zattera per cercare di attraversare, per di raggiungere l'Australia è stato fatto. Ah, no? Certo. Io ho volato su un biplano della Prima Guerra Mondiale. Lei, quando ho fatto il mio libro di Caporetto, sì, grosso modo. Beh, no, questo è un idrovolante, ma insomma, okay. Sì, no, come questo, assolutamente come questo. Perché quando ho fatto il mio libro su Caporetto sono andato a trovare un club di matti sul Piave che si costruiscono loro i biplani della Prima Guerra Mondiale identici, tranne un dettaglio di prudenza, il motore un po' più potente, ma per il resto identici e ci volano. E io ci ho volato, è un'esperienza fantastica. Devo mi ha fatto venire in mente, una puntata che quasi... Non voglio sapere niente, ne parliamo poi l'altra volta. Comunque, vabbè, tra il biplano e le scarpe da calcio, insomma, sì, gli esperimenti... Restiamo sul calcio e restiamo sul Grande Torino.
C'è una domanda di Silvano, ovviamente da, non lo scrive, ma immagino da Torino o dal Piemonte, che scrive: vorrei che il professore, che seguo e stimo moltissimo, si soffermasse sulla tragedia di Superga. Cioè, preciso io, per chi non lo sapesse, l'incidente aereo che il 4 maggio del 1949 causò la morte di tutti i giocatori e di tutto l'equipaggio dell'aereo che li trasportava. Ecco, Silvano chiede: che cosa significò questo incidente, questa tragedia, per la città e per lo sport nazionale? Vabbè, una cosa che ha lasciato un segno enorme in quel momento e che a Torino si sente ancora, in realtà, che tuttora il 4 maggio ci sono tanti che salgono a Superga a portare i fiori. E, vabbè, appunto, il Torino che noi chiamiamo il Grande Torino, ma già allora credo cominciassero a chiamarlo così perché stava vincendo il quinto scudetto consecutivo. Nei nostri tempi è un record che è stato superato, ma sono tempi diversi e oltretutto quello era successo in tempo di guerra, in condizioni drammatiche, insomma, quindi questa squadra era popolarissima in tutta Italia. Era la base della nazionale, che certe volte ha giocato partite con 10 giocatori del Torino su 11, non sempre facendo sfracelli, devo dire, in campo internazionale, ma comunque era una squadra che aveva vinto una serie di record, credo, la vittoria più clamorosa di tutti i tempi, 10-0 sull'Alessandria, una cosa del genere. Ma poi soprattutto, appunto, era una squadra che dava, come dire, questo senso della vittoria, di una giovinezza vittoriosa e anche allegra. Era una squadra molto allegra. A quel tempo i calciatori non erano straricchi, erano già pagati, ma sì, mettevano da parte abbastanza da comprarsi un bar. Erano operai come formazione, come origini familiari. Era una squadra di ragazzi simpatici, erano adorati non solo a Torino, erano amati in tutta Italia, in realtà. E sono morti in questo modo folle perché sono andati in Portogallo a giocare un amichevole col Benfica, di beneficenza per un calciatore del Benfica che andava in pensione. E appunto, capisci, facevano le partite di beneficenza perché non erano miliardari questi calciatori. E tornando, l'aereo è andato contro la collina di Superga. E le immagini dei funerali, i giornali dell'epoca sono impressionanti, anche perché era 49, è il momento in cui siamo ancora nel dopoguerra con un paese devastato, affamato e tutto, ma si sta già ricostruendo molto, no? Si sta già ripartendo, si sta già diffondendo la sensazione che la guerra ce la siamo lasciata alle spalle e che il paese sta ripartendo. Non è ancora il boom economico, quello verrà 10 anni dopo, però c'è la sensazione che si sta davvero ripartendo, c'è ottimismo nel paese. E quella roba lì è una botta, appunto, molto forte. Io ti dico, mio papà, che è un tifoso della Juve, accanitissimo, però se lo ricorda come se fosse ieri, quando tutta la città è rimasta scioccata da questa cosa, che era morto il Torino e sono andati tutti quanti ai funerali, insomma. Professore, il tempo è scaduto, grazie per questo ricordo così intenso. Sì, anche io quando ci penso, effettivamente. Vabbè, grazie a tutti di averci seguiti e alla prossima. Volevo sapere quali erano i rapporti tra Cavour e Napoleone III. Scusi, prof, ma quando è nata la maratona? E soprattutto, perché è lunga 42 chilometri? Professor Barbero, noi qui abbiamo il banchetto didattico dell'alchimia. La mia domanda è: vogliamo sapere se gli alchimisti vivevano solamente all'interno dei monasteri o come nobili per fare ricerca scientifica e mistica, oppure c'erano anche dei ciarlatani che in banchetti improvvisati per strada si dilettavano in effetti da circo, che potevano quindi colpire le persone del popolo in cambio di denaro. Water.